artrite, torniamo a parlare di artrite, importante. Oggi in particolare andremo a parlare di quelle enteropatiche. Lo faremo ovviamente con un esperto, medico reumatologo, primario emerito di medicina e reumatologia, presidente onorario della Società Italiana di Gastroreumatologia, il professor Vincenzo Bruzzese. Benvenuto. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito, professore. Allora, andiamo a chiarire anzitutto, artrite circa, sappiamo, i nostri ascoltatori sanno che cos'è, ma andiamo a chiarire che cos'è quella enteropatica. Sì, per spiegare che cosa sono le artriti enteropatiche partiamo dalle malattie infiammatorie intestinali, quali il morbo di Crohn e la retocolite ulcerosa. Queste malattie nel loro lungo decorso si complicano con varie manifestazioni extraintestinali, tra cui il coinvolgimento articolare è uno dei più frequenti. In che cosa consiste? Il paziente con malattie infiammatorie intestinali vanno incontro ad artriti vere e proprie, sia esse periferiche, cioè quindi articolazioni periferiche, soprattutto arti inferiori, ginocchio, sia un coinvolgimento assiale, cioè della colonna vertebrale, con un classico dolore lombare cronico, e questo appunto avviene nelle malattie infiammatorie intestinali in circa il 18-20% dei pazienti. La stessa definizione si può dare alle spondiloartriti che nel loro lungo decorso si complicano con malattie infiammatorie intestinali, anche queste sono artriti enteropatiche. Ora, una malattia infiammatoria intestinale come è collegata a un'artrite che riguarda gli arti? Un po' curiosa come associazione, sì, ma sembrano patologie molto lontane fra di loro, in effetti interessano apparati diversi, l'intestino e l'apparato scheletrico, ma la patogenesi è comune, nel senso che queste sono malattie immunomediate, per cui esistono delle molecole infiammatorie che sono comuni sia nell'indurre infiammazione intestinale che nell'indurre appunto patologie artritiche infiammatorie articolari. Queste molecole vengono definite citochine infiammatorie e sono comuni sia per la patologia articolare che per la patologia intestinale, sono soprattutto TNF-alfa, interleuchina 23 e interleuchina 17, che mediano entrambe le patologie. C'è poi appunto un asse cosiddetto intestino articolare, per cui appunto dall'intestino queste citochine infiammatorie possono migrare e colonizzare le articolazioni e dare appunto infiammazione articolare. Questa è mediata spesso da cosiddetto microbioma intestinale, la disbiosi intestinale, che tanto va di moda, sì, e che può creare appunto questo collegamento tra intestino e articolazione. E i sintomi dove li devo rintracciare? Nell'intestino o nel dolore alle articolazioni? In entrambi i casi diciamo che il paziente che soffre di malattie infiammatorie intestinali, morbo di Crohn e retocolite ulcerosa, ha già probabilmente una diagnosi che è stata fatta sulla base di sintomi intestinali come sangue nelle feci, dimagrimento, diarrea cronica, febbricola, per cui avrà fatto accertamenti che hanno portato alla diagnosi di queste malattie. Nel corso di queste malattie, se il paziente inizia ad avere dolori articolari, sia essi a livello delle articolazioni periferiche oppure dolore a livello della colonna vertebrale, con un tipico dolore di tipo infiammatorio che consiste nel fatto che il paziente avverte più dolore durante la notte e al mattino al risveglio, mentre questo dolore diminuisce o addirittura scompare durante il giorno con l'attività fisica, allora bisogna avere appunto sono sintomi questi di allarme che devono allertare il medico a portare appunto poi il paziente dallo specialista. Qual è lo specialista in questi casi, visto che sono entrambe? Esatto. Diciamo che questi pazienti avrebbero bisogno di entrambi gli specialisti, quindi sia il gastroenterologo che il reumatologo dovrebbero lavorare in maniera molto molto vicina, a stretto gomito in un certo senso, in un ambulatorio addirittura condiviso, per poter fare una diagnosi la più precoce possibile, valutare quale tipo di terapia
effettuare in questo determinato paziente, perché noi dobbiamo guarire, curare, non, queste patologie non guariscono ma si curano bene, sia l'aspetto articolare che l'aspetto intestinale. E quindi alcune molecole che noi abbiamo farmacologiche a volte non agiscono su una patologia ma soltanto su un'altra, oppure possono aggravare una e non curare l'altra. Quindi bisogna che i due specialisti si parlino e possano appunto individuare la terapia più specifica per quel determinato paziente. Ma io paziente avrò, cioè cercherò due specialisti diversi che poi dovranno comunicare tra loro, oppure io mi riferisco ad uno perché poi posso in fondo come dire muovermi prima su un campo e poi sull'altro, e quindi poi essere assistito? Chiaramente esiste una patologia preeminente. Esatto. Quindi se il paziente soffre di malattia infiammatoria intestinale, morbo di Crohn e retocolite ulcerosa, è seguito prevalentemente dal gastroenterologo. Se poi il gastroenterologo si accorge che questo paziente ha dei sintomi di allarme per un'eventuale spondiloartrite, chiaramente chiederà la consulenza del reumatologo. Sarebbe bene, noi come Società Italiana di Gastroreumatologia abbiamo incentivato degli ambulatori condivisi nelle varie strutture ospedaliere e universitarie, in cui il paziente selezionato eventualmente nell'ambulatorio di gastroenterologia per un'eventuale sovrapposizione spondiloartritica possa essere inviato a un ambulatorio condiviso dove il gastroenterologo e il reumatologo lavorano insieme per poter chiarire la diagnosi e poter iniziare appunto un percorso condiviso che porti appunto a una terapia condivisa, a un follow up condiviso. La malattia, però l'infiammazione a livello dell'intestino viene prima? Non sempre, come ho detto nella premessa, alcune volte la spondiloartrite si, meno frequentemente, si complica con una malattia infiammatoria intestinale. Quello che è interessante in queste forme è che in alcuni casi la spondiloartrite anticipa i sintomi di una malattia infiammatoria intestinale, cioè il paziente ha prima i sintomi articolari e successivamente, sebbene in una percentuale minore chiaramente, successivamente ha una malattia infiammatoria intestinale conclamata. E c'è una probabilità alta quanto che un'infiammazione articolare mi porterà anche a un'infiammazione intestinale o viceversa? Nel senso, se ho l'una mi dovrò aspettare anche l'altra? No, assolutamente no. C'è una percentuale in cui c'è un'incidenza chiaramente di patologia intestinale in corso di spondiloartrite che è intorno all'8-10%, e viceversa i pazienti con malattie infiammatorie intestinali vanno incontro a un'eventuale sovrapposizione spondiloartritica con una percentuale che varia dai 15-20% dei casi. Quindi non tutti i pazienti che hanno un IBD, una cosiddetta malattia infiammatoria intestinale, vanno incontro a una spondiloartrite, e chiaramente ancora minore la percentuale di chi ha la spondiloartrite che va incontro a malattia infiammatoria intestinale. Ora, salutiamo i nostri ascoltatori con qualche consiglio, proprio in base alla sua lunga esperienza, sulle cose che sono importanti da notare e da non trascurare, perché noi pazienti abbiamo una strana abitudine di trascurare i nostri dolori. Ma queste sono patologie croniche, invalidanti, che si curano bene, al momento noi le possiamo curare bene, ma che non guariscono. Però possiamo curarle bene se noi riusciamo a fare una diagnosi il più precoce possibile, possiamo iniziare una terapia il più precoce possibile, noi abbiamo delle armi terapeutiche molto importanti. Consigli. I consigli sono quelli di stare attenti a dei sintomi di allarme. All'inizio per una malattia infiammatoria intestinale chiaramente sono sintomi di allarme la presenza di sangue nelle feci, la diarrea cronica che dura più di 3 mesi, il dimagrimento, i dolori addominali, un'eventuale familiarità per malattie intestinali. Sono sintomi di allarme per una spondiloartrite, la presenza, come ho detto, di dolore lombare di tipo infiammatorio, artriti periferiche con tumefazione articolare soprattutto alle ginocchia. Se nella storia anche pregressa, non solo al momento della diagnosi, ci sono stati
tumefazioni di un dito, di più dita, viene detta dattilite o dito a salsicciotto. Se c'è un dolore tendineo, noi abbiamo il sintomo cardine delle spondiloartriti è l'entesite, cioè il dolore all'inserzione del tendine sull'osso, soprattutto del tendine achilleo. Sono tutti segni di allarme. È chiaro che chi soffre di malattia infiammatoria intestinale deve stare attento se compaiono sintomi articolari, e viceversa chi soffre appunto di spondiloartrite se compaiono sintomi di allarme per le malattie infiammatorie intestinali. Questo ci comporta a una diagnosi, se si è attenti, comporta sicuramente questa attenzione, una diagnosi precoce, una terapia specifica precoce. Ripeto, sono malattie che si curano molto bene, si può prevenire la disabilità che molto spesso accompagna queste malattie. Allora, per chiunque abbia bisogno ovviamente di informazioni aggiuntive, bruzzese.vincenzo52@gmail.com, perché meglio di chiedere a un esperto non c'è. Professore, la ringrazio infinitamente. Grazie a lei. Grazie a ci salutiamo per adesso con i nostri ascoltatori, con i quali noi ci vedremo alla prossima puntata.